Compagnia di Viola Victor che ci presenta il suo primo romanzo notturno. Viola, com'è nata l'idea di questo romanzo? Tutto parte da un sogno, ce lo vuoi raccontare? Sì, tutto parte da un sogno che io ho fatto diverso tempo fa, nel quale io sognavo di ritrovare sul tavolo della mia cucina un libro sconosciuto. Nel sogno me ne stupivo, leggevo questo libro ed era un libro molto bello. Quando mi sono svegliata ho pensato che sarebbe stata una bella idea effettivamente scriverlo, come un flusso di pensieri che arriva direttamente dall'inconscio e così ho iniziato a scriverlo. Questo libro si intitola Notturno proprio perché si svolge quasi completamente di notte in luoghi molto particolari. Inizia sulla cima di una torre e l'ultima parte della storia è ambientata in un faro, quindi sono delle atmosfere effettivamente molto molto gotiche e i personaggi sono principalmente due ed è intorno a loro e a un mistero che li coinvolge che ruota tutta la storia. A un certo punto salteranno fuori dei fiori particolari, dai quali si estrae un rimedio per dormire, una specie di sonnifero possiamo dire, e i personaggi inizieranno a fare dei sogni strani che sono legati l'uno con l'altro. Il mistero è quello di scoprire qual è il legame che li lega, che poi sarà il mistero per cui noi scopriamo come due persone così diverse possono effettivamente vivere questa bellissima storia d'amore. In Italia capita anche spesso che gli editori chiedano agli autori, un contributo alla pubblicazione. Sì, è verissimo. Io ho mandato il manoscritto a diversi editori per cercare di pubblicarlo e moltissimi di questi hanno poi chiesto un contributo effettivamente per poter pubblicare e tantissimi autori esordienti sono costretti a pubblicare in questo modo. Io ero dell'idea che se avessi pubblicato l'avrei fatto non a pagamento e quindi ho aspettato appunto il momento giusto. Quindi il consiglio a chi si avvicina a questa professione è comunque di non mollare. No, assolutamente, perseverare, però scegliere anche i canali giusti e non farsi allettare da pubblicazioni facili che poi non valgono la pena.